Sei anni fa, alle 3.36 del 24 agosto, un sisma di magnitudo 6 devastò Amatrice a Cumuli, Arquata del Tronto. Tante le vittime e i danni, a pagare il prezzo più alto fu proprio Amatrice. L'Aquila Amatrice, sorelle nel dolore. Dal capoluogo scattò subito un'operazione di sostegno. L'ex sindaco Massimo Cialente fu uno dei primi ad arrivare a portare solidarietà e aiuto con una squadra di tecnici al sindaco di allora, Pirozzi. Vi riproponiamo un frammento di intervista di allora. Era ancora notte, abbiamo dato la mano, poi anche perché la protezione civile era arrivata in ritardo, mettere su il COM adesso finalmente sta arrivando, sono arrivate subito le squadre, gli operai dell'Aquila e purtroppo sono anche quelli che avete visto sconvolti in questo momento, perché sono quelli che hanno ritrovato questa famiglia, due bambini, papà e mamma. E alle 4:30 il nostro ospedale era già operativo. Abbiamo complessivamente 60 posti letto disponibili e al primo momento abbiamo organizzato questo che state vedendo adesso, questo trasporto dell'ambulanza che quasi tutti stiamo portando all'Aquila. Ci furono tante altre iniziative, raccolte fondi, come quella della Confcommercio nazionale e locale. Andò Celso Cioni, anima di Confcommercio, prematuramente scomparso, fondi per realizzare una sorta di centro commerciale in zona e ridare una casa a tanti commercianti rimasti senza nulla. La mobilitazione fu grande perché anche i tifosi dell'Aquila Calcio, la squadra nei tempi passati era solita fare il ritiro per campionata da Amatrice all'Hotel Roma, si mise subito a disposizione per raccogliere fondi e organizzare varie partite di calcio di solidarietà, per realizzare campi sportivi, la tribuna del vecchio campo, un legame storico e del resto quello tra l'Aquila e Amatrice, unite nel dolore. Fino agli anni 30 Amatrice era provincia dell'Aquila. Anche nel mandato di Biondi ci sono state varie iniziative a sostegno della comunità locale, come l'Aquila abbraccia Amatrice, una giornata in città di cultura ed enogastronomia a favore di quel territorio. I rapporti tra le due comunità sono sempre stretti, ma per Biondi bisogna intervenire con una legge quadro sulle ricostruzioni. Credo che i sacrifici di queste popolazioni servano a comprendere che non è più rinviabile una legge quadro sulle ricostruzioni. Si è fatto un blando e timido tentativo durante questa legislatura, ma poi non è stato portato a termine neanche una sorta di legge quadro che poi avrebbe dovuto delegare alle varie strutture governative i decreti attuativi. Speriamo che il prossimo governo possa farsi carico di questa necessità non più rinviabile.